Benvenuti al punto settimanale di approfondimento sui temi dell'attualità e della politica dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale dell'Umbria. Questa settimana ospiti nel nostro studio il consigliere Rocco Valentino, Forza Italia, in rappresentanza del centro-destra, e poi abbiamo il consigliere Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico. Eh, e abbiamo anche una proposta del Partito Democratico giunta proprio in questa settimana, che comincia a mettere dei paletti su un argomento politicamente molto dibattuto, quello della nuova legge elettorale regionale. L'anno prossimo si rinnoverà il Consiglio regionale dell'Umbria, ci sarà una nuova legislatura di cinque anni, saranno i cittadini quindi a dover scegliere i propri rappresentanti e i rappresentanti saranno in numero inferiore. C'è stata la spending review anche sui consiglieri regionali, da 30 diventano 20. Ma brevemente per introdurre quella che è la proposta del PD, la prima sul tavolo, poi adesso naturalmente sarà tutta l'assemblea legislativa che dovrà intervenire, si parla di elezione diretta del Presidente della Regione, un turno unico e anche un collegio unico regionale. Abolito il listino, cioè la, eh, i nomi già scritti eh, che entravano automaticamente nell'Assemblea, no al voto disgiunto, è scritto sulla proposta del PD. Ci sarà la possibilità di esprimere due eh, preferenze, non ci saranno invece le soglie di sbarramento quindi, tradotto volgarmente, chi prende voti entra nel computo di questo sistema che si dice proporzionale. Corretto però con un premio di maggioranza. Anche qui piccola spiegazione: al 40, fino al 40% dei voti ci saranno 11 seggi su 20, perché 20 sono divent diventeranno l'anno prossimo, eh, e quindi 9 per le altre liste o coalizioni. In caso. Una forza politica eh, prenda più del 40% e fino al 60% saranno 12 i seggi attribuiti, oltre il 60% addirittura 13 seggi, in questo caso le altre liste, quindi le opposizioni, avrebbero solo 7 dei 20 seggi in consiglio regionale. Ho dato abbastanza numeri, ma adesso sentiamo che cosa ne pensano i nostri interlocutori. Comincio da Gianfranco Chiacchieroni, che è espressione proprio del Partito Democratico, che appunto ha messo questa proposta sul tavolo. Ah, sì, un sostanziale accordo fin qui per come è stata avanzata questa proposta e vorrei ricordare che a tal proposito io all'inizio della legislatura ho presentato quattro proposte di legge, una che eh, andava nel senso della riduzione da 30 a 20 eh, del numero dei consiglieri regionali e questa è stata fatta anche perché c'è stata una legge nazionale che ce l'ha in qualche maniera imposto. La seconda di eh, contenere il numero di assessori da 8 a 4 e si è arrivati a 5 e comunque c'è eh, anche qui una considerevole riduzione. E la terza è il superamento dell'istino, perché è una cosa antipatica per cui eh, siedono nello stesso eh, Consiglio regionale sia eh, consiglieri che sono stati eletti dai cittadini e consiglieri che sono, che sono stati nominati dai partiti. E quindi il superamento di questa penso che sia un atto dovuto nei confronti del rispetto dell'elettorato eh, più che dei consiglieri. E la quarta proposta era quella di eh, condizionare il compenso dei consiglieri rispetto all'attività istituzionale svolta, e questo è molto importante. È una battaglia che io voglio continuare a fare, da qualsiasi eh, posizione mi dovessi trovare, perché. Eh, si può fare perché in Germania questo ormai è una consuetudine e questo voglio dire è molto importante e con penalizzazioni naturalmente laddove non ci fossero riscontri dell'attività svolta e invece mantenendo o premiando chi rispetto all'attività istituzionale ne fa un elemento appunto di costante. Eh, dedizione e impegno di profusione di energie. Questo penso che sia un elemento o di merito che va introdotto anche nelle istituzioni e penso che l'apprezzerebbero molto anche i stessi cittadini. Quindi una sostanziale condivisione, però c'è da fare eh, ancora dell'altro e c'è da fare appunto da portare avanti questa cosa. Il eh, voto di genere è importante perché si fa nei consigli comunali, si fa, a, si ci sia votato in qualche maniera anche per le europee e farlo anche nelle elezioni regionali aiuterebbe anche la riforma eh, elettorale del Parlamento italiano che eh, è stata iniziata una eh, riforma eh, con la, eh, il superamento del Senato eletto direttamente e quindi dire, può essere una spinta anche ad adeguare queste nostre istituzioni rispetto ad un profilo che esiste. In molte altre nazioni appunto, che eh, svolgono attiv attività elettorali e hanno una tradizione democratica molto lunga, anche più lunga della nostra. Rocco Valentino, eh, l'opposizione non ha gradito molto questa prima proposta che viene dal Partito Democratico, ci saranno i tempi e i modi per presentare emendamenti. Lo stesso Chiacchieroni ha detto che il lavoro non è finito, va integrato, quindi ci saranno osservazioni. Il centrodestra mi pare orientato per ora verso il no, cioè questa proposta non piace. Che cos'è che non Ma va bene? Personalmente posso dire quello che penso e quello che pensa anche il centrodestra sia come consigliere regionali che come partiti di centrodestra. Innanzitutto siamo favorevoli all'eliminazione dell'estino. L'amico chiacchierone sa benissimo che è stata votata già la proposta in Consiglio regionale perché è giusto e sacrosanto che venga eliminato questo benedetto listino. Ci sono dei consiglieri che oppure assessore elette nel listino senza raccogliere suffragi che sono presentati in consiglio regionale come se fossero state elette dallo spirito santo o per grazia divina. Il secondo punto è la preferenza di genere, la seconda preferenza, io personalmente e non so come la pensa il mio partito sono contrario alla preferenza di genere. Se una donna è valida, e l'hanno dimostrato tante donne venute in consiglio regionale e anche in consiglio comunale, che sono andate a prendere le preferenze per conto proprio, sono state elette, ben vengono. Nessuno è contro le donne, vi personalmente più ce ne stanno meglio è, ma dal mio punto di vista è errato che uno abbia la doppia preferenza dopo la doppia preferenza se uno vuole votare vota anche singolarmente vota una preferenza sola non è che è obbligato a votare due preferenze ma contro... io sono contrario alla preferenza di genere personalmente non so come la, pre... la... pensa il partito di Forza Italia e il centrodestra ma venerdì mattina faremo una riunione per parlare della prima proposta de... del PD che ha presentato alla commissione affari istituzionali qui in consiglio regionale Dopo lo sbarramento, è il turno unico. Noi siamo contrari al turno unico. Vorremmo avere il doppio turno, come si svolge normalmente anche nei consigli comunali, dappertutto, perché il doppio turno uh, fa sì che, e, che i nostri concittadini valutano attentamente il candidato a presidente della regione o meno. Il candidato a presidente della regione viene eletto direttamente dal popolo. Quindi, siamo contrari nettamente al turno unico. Per noi, il doppio turno è essenziale. Dopo il collegio, unico. il collegio unico, se si parla di collegio unico e il PD imporrà il collegio unico, io um, comincio a pensare che invece di due preferenze ne possono avere tre, se no andremo a penalizzare una parte dell'Umbria come la zona de, del Ternano, che verrà penalizzata su un, sulla, eh, su, sulle aspettanze che gli spettano in consiglio regionale. Dopo considerare anche questo, non saranno ripartite bene i, i nostri territori, perché come dicevi prima, i consiglieri regionali da 30 scendono a 20, quindi bisogna fare da, eh, porsi anche questo problema di rappresentare i territori della nostra regione. Quindi mh, ten, posso dire che questa proposta al nuovo centrodestra e al centrodestra, in particolar modo, nella, in Consiglio regionale non gli sta per niente bene. Cercheremo di limarla, cercheremo se è, se è possibile arrivare a un compromesso con la maggioranza, se non è possibile voteremo no, ma penso che la maggioranza non sentirà ragione di, e insisterà su questa proposta. Quindi incominciamo già da adesso a dire no, è una proposta che non sta né in cielo né in terra secondo noi. Usciamo un attimo anche dal Palazzo. Ci è arrivata subito una prima critica appena si è saputo qual è insomma, la legge elettorale in ballo e riguarda la raccolta delle firme. Perché viene innalzato rispetto al vecchio sistema il numero delle firme che una eh, lista coalizione deve avere per entrare. Ecco, su questi punti eh, la situazione appare già definita oppure il dibattito in aula può ancora intervenire? Un po' su tutto quello che abbiamo sentito, anche sulla, sulle famose quote rosa no? che ci sono, però rientrano appunto in un, questo binario della doppia preferenza. Ecco. Questi piccoli problemi saranno recepiti, chiacchieroni, saranno discussi, dibattuti in aula, visto che ci sono istanze che vengono dalla società civile. Insomma, la legge è ancora da modellare, diciamo. Certo, è una prima proposta, quindi adesso si apre il confronto, è bene che ci sia. Io saluto anche questa iniziativa di venerdì eh, del, dei consiglieri che si incontrano per valutare, per... Fare anche altre proposte perché dobbiamo arrivare ad una legge che sia il più possibile condivisa e eh, nella quale ci si riconoscano più forze possibili. Questo penso che sia un elemento importante. Così eh, per quanto riguarda le firme, così per quanto riguarda. Teniamo conto che eh, il numero appunto è diminuito. Questo eh, ci consegna un profilo diverso del Consiglio regionale: scendere da 30 a 20 è molto più contenuto il numero e quindi. Cambia anche la rappresentanza e anche eh, la possibilità di tante forze. Quindi, questo penso che sia una discussione però aperta, eh, che ha la sua dignità e deve essere considerata. Sulla questione della preferenza di genere, eh, io penso che sia una questione di omogeneità. Noi abbiamo. Fatto questo, questa esperienza nei comuni, nella tornata elettorale dei comuni del, nei quali si è votata nel 2014 e eh, c'è eh, ormai appunto, questa presenza femminile che viene avanti, che nelle istituzioni si fa sentire e eh, ampiamente voglio dire, condivisa dai cittadini e penso che sia stato un elemento di forte novità. L'Italia ha bisogno eh, di forti innovazioni a partire dalle istituzioni e questo del voto di genere poter indicare un uomo e una donna se si danno due preferenze devono essere di genere diverso eh, poter indicare un uomo e una donna penso che sia un elemento che ci fa fare un passo avanti anche nell'ambito appunto dell'innovazione delle istituzioni e su questo però il confronto è aperto naturalmente e cercheremo di avere più consenso possibile nella costruzione della proposta delle riforme eh, istituzionali per quanto riguarda lo stesso listino che naturalmente eh, il collega Rocco Valentino eh, eh, come me penso che eh, debba essere superato è un atto anche questo che fa parte del pacchetto che dobbiamo valutare tutto insieme eh, per me eh, appunto, eh, è chiara la cosa che deve essere superato e eh, speriamo che l'Aula recepisca questa cosa all'unanimità, sarebbe un grande segno per i cittadini. Allora, sull'istino mi pare che la strada è spianata, sull'abolizione dell'istino. Valentino ha già detto cosa ne pensa sulle questioni di genere, molto si, chiaramente, ovvio, poco no, fa, no, l'abbiamo no. capito. No, volevo una considerazione politica invece. Il centro-destra come si presenta a queste elezioni, dopo che è caduta la roccaforte di Perugia? Un anno dopo ci sono le elezioni regionali. Però il centrodestra è anche scisso in vari partiti, no? ci sono un po' eh, più soggetti politici. Allora, siccome andiamo in onda prima della riunione che farete, c'è in vista una riunificazione, una unione delle forze? Ma Noi sinceramente non, avuto, non abbiamo avuto mai problemi di riunire le forze del centrodestra, non sono stati problemi al Comune di Perugia, dove tutti pensavano che andavamo ognuno per conto suo, Come no? penso che non ci avremmo problemi in Regione, ancora... Non abbiamo affrontato l'argomento, al di là di quello che dicono i mass media che qualche giornale ne parla già del candidato a Presidente della Regione, ancora da quello che so io non si è deciso niente ancora per il candidato a Presidente della Regione. Ci sono delle proposte in atto che valuteremo attentamente come partiti del centrodestra e porteremo tutti quanti sullo stesso tavolo. E lì decideranno i nostri dirigenti di partito di Forza Italia come dirigenti del nuovo centrodestra della Lega e dei Fratelli d'Italia decideranno quello da portare come candidato a Presidente della Regione. Ci sono dei nomi che circolano, tutti quanti voi che siete addetti ai lavori sapete benissimo che circa il nome, circola il nome del candidato sindaco di Assisi, ma come circolano altri nomi per essere papabili. L'altro giorno sono usciti dei nomi sui giornali, ma mh, bisogna valutare attentamente come partite. Ma alla fine andremo tutti quanti insieme, come siamo sempre andati insieme. Al di là della politica. Ai dirigenti del partito gli lega un'amicizia da decenni, quindi penso che alla fine si supereranno tutte le beghe interne, tutte le cose. discussione. Quando escono i nomi sui giornali sono problemi per quelli sono che lo nominare. no, problemi. Io non penso che perché in politica i nomi che escono sono quelli più. <ride> dopo. Valentino, una curiosità: tanti anni di milizia come consigliere comunale di opposizione eh, nel no. comune di Perugia e lei ancora fa un'opposizione. Per il Comune di Perugia. Ho visto che si è irritato con le richieste dei sindacati a proposito degli incarichi che il sindaco Romizzi deve ancora fare e ho visto anche qualche tiratina di orecchia nei confronti di assessori di una giunta che adesso ricordiamo lei è di centrodestra al Comune di Perugia. Che cos'è che non, non le piace? Lei che è stato dentro al Comune di Perugia, capogruppo per il centrodestra, quindi insomma. No, io ho fatto il capogruppo a 15 anni, quindi qualcosa lo so. Ha partecipato alle commissioni più eh. importanti. Ecco, che cos'è che il comune deve ancora lì? Una critica ah, che viene è, da un collega. Innanzitutto, quindi... non, mi non mi sono permesso di criticare i sindacati nel mio comunicato stampa. Ho semplicemente detto delle cose vere: nel senso che per 70 anni c'è stato il centro-sinistra al comune di Perugia e ci sono stati dei sindacati, escluso qualche piccolo sindacato che ha difeso gli interessi dei dipendenti dell'amministrazione del Comune di Perugia, e i famosi sindacati non hanno mai difeso i dipendenti del Comune di Perugia, non hanno fatto mai uno sciopero per contestare l'amministrazione comunale di Perugia, eh, le battaglie che avevamo fatto noi in quegli anni per i dipendenti, non contro i, non contro i dirigenti, perché io, sinceramente, essendo un uomo di destra, penso che se un dirigente è valido, è giusto che percepisca lo stipendio che percepisce, ma un dirigente è valido, però io penso che non tutti i dirigenti durante l'anno raggiungono l'obiettivo, perché Chiacchierone ha fatto il sindaco, sa benissimo come funzionano i premi di produttività dei dirigenti. Io ho fatto una critica a qualche assessore, che forse non conosce ancora la macchina comunale e non è dentro la politica, perché qualche assessore ha esternato che vuole tenere la politica fuori la porta, non soltanto uno, e, e gli ho detto se sono stati nominati dallo Spirito Santo, ma sono stati nominati dal sindaco Romizi, che ha vinto l'elezione e sta lavorando benissimo, nessuno gli mette in discussione questo. Però c'è il problema della macchina del comune, dei dirigenti. Cioè io facendo politica capisco benissimo tanti assessori, però devono mettere mano anche alla macchina comunale, perché la macchina comunale è troppo... è una macchina... Uh, e elefantiaca no? nel senso che si deve, deve essere più snella più al contatto col cittadino deve dare risposte certe e concrete al cittadino uh, guarda, posso portare ad esempio prima chiacchierando fra di noi parlavamo dell'Ikea uh, allora l'Ikea è una cosa che dura da 5-6 anni a Perugia io penso che una macchina comunale deve andare a un imprenditore deve dare una risposta dopo 5-6 mesi non si può pensare che se passano gli anni non si dia la risposta ad esempio il Cavaliere Rane è andato negli Stati Uniti dopo 15 giorni ha avuto l'autorizzazione a mettere eh, l'impresa negli Stati Uniti in Italia passano anni prima che un imprenditore possa aprire un'impresa non soltanto l'IKEA ma anche la DECLATON quanti anni sono passati dalla DECLATON? ne parliamo dal 2009 siamo al 2014, fino al 2014 ancora la vicenda Decreto. Allora penso che l'amministrazione comunale, gli assessori competenti devono mettere mano a questa vicenda della macchina comunale per dare le risposte certe e accelerate. Dopo, dal mio punto di vista, io l'ho sempre pensato così, ho fatto sempre una battaglia, 44 dirigenti al Comune di Perugia sono troppi dal mio punto di vista. Quindi è giusto e sacrosanto che il sindaco Romiz si mette mano a uno snellimento un della macchina burocratica del Comune e incomincia a pensare... Eh, lui e gli assessori competenti a queste cose. Una critica che ho rivolto a degli assessori. Staremo a vedere, consigliere Valentino. Eh, presidente Chiacchieroni, presidente della seconda commissione qui in uh, regione, le opere pubbliche proprio in questi ultimi giorni hanno avuto un grosso impulso dall'organismo che lei presiede. Riassumo un po' qualche novità, non, ci saranno più, non saranno più necessarie le gare per delle opere pubbliche che siano di importo inferiore ai 500.000 mila euro, lei mi corregga se sbaglio, quindi saranno dati in affidamento in sostanza. Questa è una procedura per snellire, per velocizzare, cioè in che consiste questa diciamo, riforma sulle opere pubbliche che state varando? Sì, un ente pubblico può... Eh, selezionare 5 aziende da un elenco che prende da un elenco che deve stabilire prima e invitarle a fare un'offerta su un'opera da realizzare che sia inferiore a 500.000 euro di importo. Questo velocizza, questo eh, cerca di valorizzare anche le imprese del territorio e questo appunto premia anche le imprese che eh, nell'ambito della propria operatività esprimono qualità e portano anche un curriculum importante. Penso che questo sia accelerazione, efficienza e anche beh, la possibilità di spendere bene e in tempo le risorse pubbliche, ce ne sono sempre di meno. Senta Presidente, giorni fa lei ha presentato questi nuovi bandi della Regione. Per l'acquisto della prima casa. Quindi parliamo proprio del quotidiano delle persone, in particolare delle coppie giovani, ma anche dei single o delle famiglie monoparentali. Ecco quest'ultima quindi una sola persona. E, ed è una riforma anche qui che comprende varie cose, come per esempio la possibilità di vendita o acquisto di quegli alloggi che sono liberi e che quindi vanno destinati all'affitto a candine sociale. Insomma, siccome sulla casa, ecco, è un problema che. Molto, molto sentito. Che cosa effettivamente sta andando avanti? Sì, ma per quanto riguarda le politiche abitative ci sono eh, due tipi di intervento: uno che aiuta le famiglie ad acquisire eh, l'abitazione o anche ad alleviare il peso del costo dell'affitto, e un'altra che eh, cerca di rimettere in moto anche eh, con i piccoli numeri, naturalmente. Un'economia che è in profonda crisi come quella del settore delle costruzioni. Ci sono interventi sull'acquisto, c'è GEPAFIN che è la finanziaria a partecipazione regionale che garantisce eh, aiuta emette garanzie per l'acquisto della prima casa e ci sono i contributi che vanno ai giovani coppie, alle famiglie monoparentali, ai single a categorie appunto, che vanno in qualche maniera un punto di vista sociale aiutate. Poi ci sono gli interventi sugli affitti. Cioè ci sono le morosità incolpevoli, chi perde il lavoro improvvisamente, chi ha una forte riduzione del reddito, quindi situazioni di difficoltà e l'intervento si fa sul proprietario e quindi il proprietario che eh, può recedere dalla, dalla rottura del contratto eh, percepisce un compenso. Eh, per un massimo di tre anni e quindi questo è un buon incentivo per non eh, mandare gli sfratti, insomma, ecco, sotto il profilo degli sfratti eh, incolpevoli, nel senso che eh, ci sono forze maggiori per cui uno non può eh, più onorare l'impegno di pagare l'affitto. E poi ci sono altri contributi eh, per situazioni svantaggiate eh, per quanto riguarda gli affitti. Quindi una politica complessiva che va incontro... Al tema dell'abitazione, quindi delle politiche abitative, e che cerca anche di eh, rimettere in moto il ciclo eh, del settore delle costruzioni che oggi vive una situazione drammatica. È vero che c'è stata una bolla troppo eh, eh, grossa, prima troppo importante, diciamo, che ha visto eh, gonfiarsi rispetto anche ai bisogni abitativi eh, l'offerta sul mercato. Eh, comunque eh, rispetto a questo noi dobbiamo trovare eh, dei meccanismi che rimettono in moto anche la possibilità eh, di mettere sul mercato e far ripartire qualche impresa di questo settore che eh, è un pezzo d'economia molto importante. Prendiamo anche una piccola pagina perché i minuti già stanno assottigliandosi sulla sanità. La scorsa settimana abbiamo parlato del problema delle liste di attesa, però oggi siccome c'è Rocco Valentino che ha dichiarato ultimamente con un suo intervento che c'è stato un aumento illegittimo, lei lo definisce così, delle prestazioni sanitarie intramenia, cioè quelle che vengono fatte dai eh, medici dell'ospedale il cui ticket sarebbe stato innalzato. Allora lei eh, spesso va contro tutto, Valentino anche in questo caso ha fatto sentire la sua voce dicendo che eh, è un aumento che non va. Guarda, io ho trovato un atto di giunta di aprile del 2014, mi è stato risposto che l'atto non è ancora non è in funzione, nel senso che i direttori non l'hanno considerato, però l'atto di giunta una volta fatto... Deve essere messo in funzione dai direttori, quindi mi sembra strano. Dopo guardando questo atto mi sono accorto che la Giunta regionale aveva aumentato considerevolmente le viste intramenia. l'aveva aumentato del quasi, ulteriormente del quasi il 20%, perché molti medici si sono lamentati pure. Non è che vado contro tutte contro tutte, ma questo contribuisce ad alzare le liste d'attesa pure, perché un paziente che deve andare a fare una vista intramenia a questo punto se deve andare a pagare 160, 180 euro, 200 euro non va a fare più la vista intramenia non va a fare la vista privata ma preferisce dopo questa interpellanza che ho fatto è rivolta a medici che lavorano nella struttura ospedaliera quindi la regione percepisce il 20% della vista già più l'aumento che, che ha fatto quindi adesso sinceramente non ce l'ho sotto mano l'interpellanza l'ho fatta dieci giorni fa quindi è così ma in questo modo si aumentano le liste d'attesa perché il paziente non si rivolge al medico che lavora nella struttura ospedaliera, ma si rivolge all'azienda o all'Asla e le liste d'attesa vengono aumentate. Le liste d'attesa sono un problema per la, per la sanità umbra. Al di là di quello che ne dice la giunta e di quello che ne dice la maggioranza, ci sono lamentele da tutte le parti, da tutti i pazienti che si rivolgono alle strutture eh, della, della regione. Quindi il problema è questo, non è andare contro tutti, eh, ma eh, c'è un atto di giunta che dice determinate cose, io ho visto l'atto di giunta e l'ho criticato apertamente perché così, eh, fa, co, co, così facendo si aumentano eh, le, eh, le liste d'attesa e i nostri pazienti, i nostri ammalati non si rivolgono a professionisti seri che lavorano dentro le strutture ospedaliere con i mezzi che gli dà la struttura ospedaliera pure. Consigliere Chiacchieroni, prima di venire qui, lei viene dal mondo dell'ospedale della sanità, che ne pensa? Ma sì, io penso che la bisogna fare del tutto per abbattere le liste d'attesa, cercando di far leva sulla disponibilità dei medici, cercando anche di eliminare procedure burocratiche che mi sembra qualche volta impediscano no, la risposta e la prestazione e quindi c'è da fare molto, c'è da fare molto, però possiamo dare risposte eh, necessarie ai nostri cittadini, eh, appunto perché il sistema sanitario regionale Umbro è molto articolato, molto ricco, molto presente sul territorio, abbiamo eh, strutture ospedaliere ovunque, distretti ovunque, quindi si può fare molto. Ecco occorre aumentare il senso di appartenenza da parte di tutti al sistema pubblico questo è un elemento di grande importanza e poi cercare anche di eliminare qualche elemento burocratico di troppo e questo già verrebbe e poi anche allargare le fasce orarie eh, perché si può fare eh, laddove si trova la disponibilità dei sanitari si possono fare anche prestazioni eh, appunto per abbattere le file Secondo serali, la eh, con sabato, domenica, certo integrarla senza eh, cercando di non aumentare a dismisura i costi, cosa che eh, naturalmente il sistema sanitario pubblico non se lo può permettere vista lo stato dell'economia italiana, perché questo, il dato economico non ci può sfuggire. Ecco. Però facendo appunto un grande sforzo di buona volontà penso si può fare un grande lavoro perché le strutture in Umbria ne esistono, efficienti ne esistono molte, moltissime e noi dobbiamo mettere a leva tutto ciò che abbiamo e questo si può fare penso con la nostra la struttura pubblica che è efficiente e che è presente molto sul territorio. Bene, ringrazio consigliere Gianfranco Chiacchieroni e naturalmente sicuro. anche il consigliere Rocco Valentino per questa puntata. Vi do appuntamento la settimana prossima, grazie per averci seguito. Grazie, buonasera. buonasera.